What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, allora, nell'ultimo video che ho caricato, quindi il vlog in cui vi parlavo un pochettino quello che mi è successo appunto nell'ultimo paio di mesi, vi avevo detto che prima o poi comunque avrei ricominciato a caricare video e che avrei ripreso la serie appunto su God of War Ragnarok, che era quella che attualmente era in corso. Per quanto riguarda quindi i gameplay, ragazzi, penso che li riprenderò un pochettino più in là, perché comunque sono video che richiedono appunto un pochettino più di tempo a disposizione, un pochettino più di impegno, e quindi non appena, ragazzi, mi sentirò un pochettino più pronta, tra virgolette, appunto per riprendere i gameplay, li riprenderò. In ogni caso, come sempre ragazzi, vi ricordo che tutti gli aggiornamenti sempre sui social, che trovate ovviamente qua sotto. Sicuramente in questi prossimi giorni, ragazzi, caricherò video, ma si tratterà per lo più di reaction, perché appunto dopo un'assenza così prolungata, ragazzi, ovviamente mi sono persa un pochettino di cosette, e cosette che comunque in un modo o nell'altro devo assolutamente recuperare, come ad esempio quello che andremo a guardare oggi. Io ringrazio quelli che appunto mi hanno segnalato questo trailer, il fatto che sia uscito questo trailer appunto un paio di mesi fa, quindi ovviamente me l'ero perso, ragazzi, me lo avete segnalato con entusiasmo, perché appunto, come avete capito dal titolo, si tratta di Life is Strange e non si tratta di quello che ci avevano mostrato diversi mesi fa, che è comunque un nuovo capitolo ma che non riguarda in alcun modo i personaggi che già conosciamo. Invece questo qui, ragazzi, quindi questo Life is Strange Double Exposure, a quanto pare riguarderà un personaggio che tutti noi abbiamo imparato ad amare chiaramente nel primo Life is Strange, quindi a quanto pare segna il ritorno di Max, e già questo in effetti ci manda un pochettino il cervello in pappa, ci lascia un pochettino spiazzati, perché io sinceramente, ragazzi, non mi sarei mai aspettata comunque il ritorno di uno dei personaggi storici o perlomeno più importanti sicuramente che ha caratterizzato la serie su Life is Strange, ovviamente. Quindi sono molto impaziente. Quest'oggi, ragazzi, questa reaction sarà forse un pochettino più lunga del solito, perché non solo andremo a guardare il trailer che è stato pubblicato 2 mesi fa, ma andremo a guardare anche un gameplay esteso della durata di 18 minuti che è stato pubblicato un mese fa. Ho deciso di accorpare le due cose perché mi sembrava avesse senso la cosa, ovviamente, visto che si tratta sempre appunto dello stesso Life is Strange, quindi direi di approfittare e di guardare entrambe le cose insieme. Quindi direi di non perdere più tempo, ragazzi, e di andare a guardare questo trailer. Questo trailer, ragazzi, è stato pubblicato su PlayStation Italia, ma temo che sarà comunque in inglese. Ci sono i sottotitoli. Spero ovviamente di riuscire a capire tutto quello che verrà detto. PEGI 16. Ok. I swore I'd never use my power again. But 2 nights ago... friend's body in the woods. Eccola qua! Oh! I don't know who I can trust or who trusts me. But my friend Safi is dead. Okay. So why can I still hear her voice, man? Focusing my power, I somehow shifted into a parallel timeline. Here, Safi is still alive. But danger stalks our every step. And only I can investigate both realities. Hang on. Parallel world? It's the same as this one, except you're dead. I can still save Safi if I can solve and prevent the same murder across 2 timelines. Okay, no, vabbè, regà.
No, vabbè, regà! 29 ottobre, esce a fine ottobre. Oh mio Dio, PS5. Fermi, sarà un'esclusiva. What the fuck? What the fuck? Ho capito male io, però... Dice solo PS5. Vabbè, comunque, allora, a parte questo, ragazzi, il trailer finisce qua. Che dire, sono parecchio sorpresa perché sembra estremamente interessante come hanno costruito il tutto. Hanno scelto ovviamente di riportare Max, ragazzi, in questa serie perché secondo me credono che questo personaggio possa appunto attirare parecchi videogiocatori che hanno lasciato il cuore sul primo Life is Strange, ovviamente tra cui la sottoscritta. E secondo me questa tecnica può sicuramente funzionare. Poi, il fatto che sia un giallo sovrannaturale è ancora più intrigante, ragazzi. Tra l'altro, c'entra di nuovo l'uccisione di una sua amica. Perché ci ricordiamo che comunque nel primo Life is Strange, ragazzi, Max ha praticamente scoperto di avere questi poteri perché Chloe veniva assassinata, veniva uccisa, no? E quindi... diciamo che una sorta di collegamento lo ritroviamo, ma è super interessante il fatto che lei dica: io avevo giurato di non usare più i miei poteri, però ho trovato questa mia amica morta, riesco ancora a sentire la sua voce, com'è possibile? Quindi concentrandosi sul riutilizzare il suo potere, appunto riesce a scindere due realtà distinte, diciamo così, quindi riesce a entrare in un'altra linea temporale parallela ovviamente a quella in cui lei già è, in cui però la sua amica è ancora viva e a quanto pare glielo dirà anche, cioè quindi deve riuscire a capire cosa è successo alla sua amica che è stata uccisa nel bosco attraverso quest'altra realtà dove lei invece è ancora viva. Cioè, ragazzi, è un trip assurdo e meraviglioso, secondo me, troppo intrigante, troppo interessante, cioè... sono senza parole, positivamente parlando ovviamente, ma sono senza parole, molto interessante, cavolacci, non me l'aspettavo, perché ragazzi, poi tra l'altro riprendere una cosa come Life is Strange e riportarci uno dei personaggi principali e riuscire a fare qualcosa di veramente figo non è semplice, ma secondo me questo Life is Strange, ragazzi, può avere quel quid in più rispetto a quelli che sono usciti poi nel frattempo a partire dal 2, che secondo me è stato, ragazzi, proprio un calo incredibile della serie. E per non parlare poi, vabbè, degli altri, True Colors sì, mi era piaciuto, però ragazzi si era già perso qualcosa, e quindi secondo me questo Double Exposure può avere quel quid in più che ci riporta agli antichi albori di Life is Strange. Quindi tutto questo mi intriga enormemente, veramente enormemente, e sono stracuriosa adesso, allora, ancor di più di andare a guardare insieme a voi questo gameplay esteso. Ovviamente sarà in inglese anche questo, ragazzi, però penso che tutti noi più o meno riusciamo a capire quello che viene detto, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a guardare anche il gameplay. Ok, sono preso da una beta. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. This is what I get for introducing you to. Wow. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, cheese. Agree to disagree. Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? I don't know.
Me and Moses out in town without you? Think of the wild times you would have missed. Lakeport's most notorious party animals. Bow, 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 bow. Ooh, ooh, ooh. Oh, I brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. Oh. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says, I'm the world's horniest grandma. Well, one out of two ain't bad. Okay. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. You can't tell us you have good news and then... I don't want to say anything else until everything is finalized. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn. I think I have hypothermia. Moses has hypothermia. I've got incoming. I'm gonna, you know, do my thing. Mi piace, ragazzi. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. Mi piace, ragazzi. Sophie's good news is. Maybe I can somehow convince her to spill. I love how Moses always looks so passionate about his work, even when he's just crunching numbers. Okay. Hey, Moses, casually lean on the telescope. I might knock it over. Pretend. Che figata, ragazzi. Perché ci ricordiamo, Max adorava fare le foto e ci danno la possibilità, a quanto pare, di fare le foto in ogni momento. Adoro, che figata. Possiamo caricarle sul profilo? No, vabbè, raga. Ma dai. Di che stiamo parlando? E poi è bellissimo. Cioè, è bellissimo, ragazzi. Hey, Sophie. Dici, dici. Find anything poemable? The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandburg called it a friend for the lonesome to talk to. Pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. Okay. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Okay, spill. Okay. What's the news? No chance. That vault is closed. You're killing me. Dai, diccelo. Are you really gonna keep secrets from your dear friend, Max? You're one to talk, my dear. Niente. Okay, I'll leave you to your muse. Cioè, getta il sasso e poi nasconde la mano. Non si fa così, eh. Quindi, ovviamente, magari ci spiegheranno anche cosa è successo a Max nel frattempo. E questo pure è molto interessante. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Sophie's good news is? All right. I think I have an idea. Okay. But once we go down this road, we can't turn back.
Okay. Mamma mia, che è così grave? Give this to Safi, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her. Like a prank? No. This has rules. So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has to do whatever you say. Well, for some reason. Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now, but Safi has a very loose definition of within reason. And she'll come for you next. Okay, wish me luck. Ok, quindi se ho capito bene, deve fare in modo che lei prenda questo tappo di bottiglia. Okay. How am I going to plant this on Sophie? Perché chiunque abbia il tappo di bottiglia deve fare qualsiasi cosa gli venga richiesto. Una Since roba Sophie del genere. Hasn't quit smoking yet, maybe I can use it to my advantage. Ok. I'm not above relaxing my principles to give Sophie that bottle cap. There might be some other hiding places up here that could work. Could I hide the bottle cap in a snowball? Not sure I want to rely on my aim. I'd only get one shot. Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one. Beh, non è male l'idea, infatti. Just got to deliver this to Safi. Hey, Safi. Mm-hmm. Mm-hmm. Una caramella. There's a few left. Oh, twist my arm. Ecco fatto. Shit. It's a conspiracy. Okay. Quindi adesso deve dircelo per forza. Surely you, of all people, would let a girl have her secrets. Dai, 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 and dai. And violate the sacred covenant of the bottle cap? Never. No. You know I'm going to get you back for this, right? Less threat, more talk. Okay. So, well, I've been shopping around a bunch of my poetry, right? Like, as a collection. Mm-hmm. And a publisher made an offer. Wow, davvero. Oh my god, Safi, that's incredible. Congratulations. Thank you. Nothing signed or anything yet, so I want to keep it under wraps until all the paperwork gets signed. Understood. Giusto. Your secret is safe with me. Oh, shit. Hello? This is Safi? Yes, this is Safiya Llewellyn Fayyad. Speaking. Be right back. Ok, speriamo non siano brutte notizie. Sembra molto seria. Grande Moses. So, would you really take pictures of the end of the world? Yeah. Think Perché about no? it. I take photos of empty buildings. An empty planet? That's next level. Okay. But it's like Safi said. Nobody is ever going to see them. Vabbè, poco importa. È importante per me, magari, no? Sure, but who cares? I take a lot of photos nobody ever sees. Sì, infatti. I want to go out doing something I'm good at. You know? Huh. Oh, what? No, nothing. Just didn't take you as a it's the journey, not the destination type. I mean, I guess I'm not. It's more like sometimes you reach the destination alone. And that's okay. Saggia, Max. Look at that. What a tale. Wow. Ragazzi, Moses was right. This is awesome. Che succede?
è successo? Ok. Non sto parlando, ragazzi, ovviamente perché non voglio disturbare la visione. Chiaramente, ma... Yeah. All good. Just dizzy. Maybe the champagne. I'm gonna take off. Get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. I think a walk will clear my head. Think so. Ma stavo dicendo, ma mi sta piacendo tantissimo quello che sto guardando. Poi ovviamente mi farete sapere, ragazzi, voi cosa ne pensate, eh? Però mi piace, mi riporta davvero ai tempi che furono e ho delle ottime sensazioni riguardo tutto ciò. I bei vecchi momenti con la musica, e chi se li scorda? Quindi è in un campus universitario, suppongo. Ok, ragazzi, temo che dovrò togliere questo momento con la musica. Per fortuna ci sono i sottotitoli. Però mi dispiace per questa cosa, però lo sapete come funziona, ragazzi, purtroppo. Il copyright. Però è veramente bello. Una bella foto gliela farei. Ci sta. Approfitta, approfitta. Io la farei. Esatto. Are you okay? Something's wrong. Sophie. Hey! Come back! What the fuck? Eccola. È ancora al telefono? She seems okay. I feel like I should check on her anyway. Better safe than sorry. Ok, ci dice anche quando riceviamo un messaggio, quindi probabilmente ci sarà data la possibilità di guardare il telefono. Ovviamente. Shit! Sophie, hang on! Ok. E qua ci buttano direttamente nel vivo della situazione, ragazzi. Attenzione. Oh, Sophie's fine. For a moment I thought. Lo sparo l'abbiamo sentito tutti. What? Beh, non è un segreto che la troverà morta, ragazzi. Era nel trailer, è l'inizio della storia. Sophie.
Safi? Hey, you okay? Oh cavolo. Porca miseria, ragazzi. Non è che... Che dire, ragazzi. Che dire. Ne parlavo appunto qualche attimo fa. Che succede? Anche Robin è estremamente entusiasta di quello che abbiamo appena guardato. Io sono senza parole, veramente. È bellissimo, è stupendo a livello visivo. È bellissimo. C'è stato, ragazzi, ok che sono passati veramente anni, ma c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista tecnico notevole, veramente notevole. E ovviamente ci hanno fatto vedere fino al momento clou della questione, no? Il fatto che Moses tra l'altro ci abbia trovati lì col corpo di Sophie mi fa pensare, non vorrei che poi crederà che è stata Max in qualche modo a farle del male. Chi lo sa, perché nel trailer appunto Max diceva non so di chi posso fidarmi e non so neanche chi si fidi davvero di me. E questo potrebbe complicare anche le varie situazioni. Cioè ragazzi, io sono sbalordita, cioè completamente sbalordita dal trailer, dal gameplay che mi ha ridato dopo anni davvero quelle sensazioni meravigliose che provavo quando giocavo Life is Strange. Io penso che basti dire questo, ragazzi, perché c'è tutto, ovviamente, l'interazione con l'ambiente, la possibilità di fare più scelte nell'interazione con l'ambiente, per esempio quando dovevamo mettere il tappino, no? Avevamo a disposizione varie opzioni, le opzioni di dialogo, il fatto che anche la più piccola scelta può avere delle conseguenze, perché ad esempio quando Max ha scelto una delle tazze, già questa scelta avrà delle conseguenze. Cioè, è già lì cominciare ad andare in paranoia, perché dici com'è possibile che la scelta di una tazza abbia poi delle conseguenze in qualche modo. Cioè, il momento con la musica, la possibilità poi di fare foto in qualsiasi momento. Cioè, ragazzi, io credo veramente che qua si potrà parlare del vero ritorno di Life is Strange. Io ovviamente spero di non essere smentita, perché comunque parlare troppo presto non va mai bene, però le mie sensazioni sono super positive, spero di non sbagliarmi, spero che non saranno deluse. Il gioco uscirà il 29 ottobre, io penso proprio che questo sarà uno di quei giochi che dovranno assolutamente essere portati qui sul mio canale. Come potrei mai farmi sfuggire un Life is Strange col ritorno di Max, ragazzi? Sarebbe veramente un'eresia. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qua sotto in commento quali sono i vostri pareri. Io sono estremamente curiosa, perché voglio sapere se tanti di voi che hanno amato Life is Strange come me hanno avuto le stesse buone sensazioni. Quindi che dire, ragazzi, penso di aver detto tutto, incrociamo le dita tutti quanti riguardo questo nuovo Life is Strange. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!